In questa video lezione vediamo insieme quali sono i livelli di analisi della condotta lavorativa partendo da un'idea sistemica del mondo del lavoro. Possiamo suddividere il sistema lavoro in tre diversi sistemi, dal più piccolo al più grande: il sistema individuo, il sistema gruppo e il sistema organizzazione. Come vedete, il sistema individuo si inserisce all'interno del sistema gruppo, che a sua volta è inserito nel sistema macro dell'organizzazione. Come è chiaro intuire, il sistema individuale è il mondo della persona inserita all'interno dell'azienda. Com'è la sua personalità? Quali sono le sue competenze? Quali sono le sue abilità? Quali sono i suoi punti di forza e di miglioramento? Come gestisce lo stress? Queste sono alcune domande che spiegano meglio questo sistema, il sistema individuo per l'appunto, che prende singolarmente ogni lavoratore e ne analizza tratti della personalità, attitudini, competenze, valori, etica e via dicendo. Questo però non basta, perché l'individuo all'interno del contesto organizzativo si interfaccia con altre persone, con un gruppo più o meno grande. In questo caso le domande da porsi sono: come si relaziona con gli altri colleghi e con il responsabile? Come gestisce i conflitti? In che modalità influenza gli altri? Ha doti di leadership? In ultimo abbiamo il sistema organizzazione, perché il sistema gruppo è inserito all'interno di un'organizzazione aziendale che detta regole, norme, valori, etica e a cui il gruppo, il singolo individuo devono attenersi. Inoltre, il sistema gruppo può lavorare con altri sistemi gruppo all'interno del macro sistema organizzazione. In questo caso una domanda tipica che ci si pone è: le business unit collaborano insieme? C'è sovrapposizione di ruoli e compiti tra le business unit? Ci sono gap organizzativi e gestionali tra le diverse business unit? Abbiamo quindi visto che il sistema organizzazione può essere suddiviso in tre sistemi: sistema individuo, sistema gruppo e sistema organizzazione. E per analizzare la condotta lavorativa bisogna sempre tenere in considerazione non soltanto il sistema individuo, ma anche il sistema gruppo e il sistema organizzazione, quindi l'individuo all'interno del gruppo e all'interno della organizzazione, quindi di tutta l'azienda.